Beh, è stato un incontro importante, veloce, in cui il governo ci ha confermato che sta facendo un monitoraggio che dovrebbe concludersi entro il 21 di novembre, sia sul PNRR sia sui fondi di coesione. Ci ha ricordato come sui fondi europei di coesione ci sia un ritardo evidente di quello che avremmo dovuto spendere e non abbiamo speso, e di come loro intendano, avendo lui le deleghe comuni, ragionare in termini complessivi dei vari fondi europei, dei contributi europei, e che sono disponibili a confrontarsi con noi nel merito di come poter realizzare gli obiettivi definiti. Quindi questo tema è per noi un tema importante, positivo, va dato atto al governo di aver risposto velocemente a una nostra richiesta e di aver messo sul tavolo una disponibilità a entrare nel merito dei singoli temi anche con incontri settoriali dopo aver avuto il quadro della situazione. Come noto, noi su alzare il tetto al contante non siamo d'accordo e abbiamo detto che non è quella la strada, anzi noi pensiamo che così come è dentro al PNRR scritto bisogna in realtà lavorare sulla tracciabilità del denaro e nella mia testa fondamentalmente bisognerebbe arrivare ad eliminarlo il contante se si vuole fare una vera lotta all'evasione fiscale. Quindi, come noto, questa l'abbiamo detta al Presidente del Consiglio nell'incontro che abbiamo fatto e continuiamo naturalmente a pensare questa cosa. Così come non siamo mai stati d'accordo, qualunque governo l'abbia fatto, la logica dei condoni, poi uno la può chiamare come gli pare, non è quello che per noi va affrontato. In questo paese bisogna trattare bene quelli che pagano le tasse e bisogna invece colpire quelli che le evadono o che non le pagano. Io su questo non ho cambiato idea e considero questi primi atti che il governo ha fatto, come è noto, non li condividiamo e pensiamo che sia utile cambiarli. In generale ribadiamo che la questione della riforma fiscale, per noi abbiamo avanzato una proposta di riforma complessiva assieme a CISL e UIL, per noi rimane fondamentale. La logica non è né quella dei condoni, né alzare il contante, né la flat tax. Se dovessero seguire sulla riforma fiscale queste linee, stanno facendo cose che noi non condividiamo e quindi noi sosterremo le piattaforme unitarie che abbiamo presentato. Sul reddito di cittadinanza non c'è nulla per me, nulla di nuovo da dire. Noi pensiamo che in un paese dove la povertà è aumentata, documentata da tutti, addirittura tra quelli che sono in povertà assoluta su più di 5 milioni c'è circa 1,5 milioni di minori, quindi questo è un tema che esiste e per quello che ci riguarda, quindi il reddito di cittadinanza può essere migliorato, ci sono delle cose che vanno discusse e migliorate, ma se qualcuno pensa o di cancellarlo o addirittura di prendere risorse lì da collocare in altra direzione, io credo che non è questa la strada. Dopodiché c'è il problema di creare lavoro e quindi noi pensiamo che uno dei temi fondamentali è superare la precarietà e creare lavoro serio. E insisto, i soldi oggi non vanno presi dal reddito di cittadinanza, ma vanno presi da quelli che ce li hanno e combattendo su un'evasione fiscale che le nostre agenzie ci continuano a dire che è ampiamente superiore ai 100 miliardi, quindi è lì che bisogna agire ed è lì che bisogna affrontare. E noi abbiamo ribadito che se necessario in questa fase straordinaria, penso che sarebbe anche importante chiedere un contributo straordinario di solidarietà sia a chi ha ricchezze che superano il 1 milione di euro, sia a chi ha redditi superiori ai 100.000 euro, per creare lavoro, non semplicemente per creare lavoro e per sostenere quelli che oggi non ce la fanno.